Di nuovo con Mister Giosmundo, parliamo di questa settimana. È chiaro che parliamo una settimana dopo una sconfitta casalinga, ma ci sta, diciamo così. Adesso bisogna comunque, immagino, reagire. Com'è andata questa settimana? È stata una settimana un po' particolare, perché comunque è la seconda partita consecutiva che non facciamo punti in casa, al di là delle squadre che abbiamo affrontato. Vedi Ausonia, vedi l'Astrea. Però sicuramente dobbiamo fare qualcosa in più, se vogliamo vincere le partite dobbiamo fare un qualcosa in più tutti quanti, quindi da me compreso, come tutti i ragazzi, dobbiamo mettere un qualcosa in più dall'inizio, se vogliamo stare lì su in questo campionato così difficile e comunque pieno di sorprese, è importante la continuità e noi in questo momento non ce l'abbiamo, quindi dobbiamo ritornare a vincere e avere quella continuità che ci è servita ad arrivare anche primi in classifica. Che cosa non è piaciuto la partita di domenica? Ma sicuramente l'approccio non è stato del migliore. Sono i stessi giocatori che hanno fatto le 4 vittorie consecutive, lo stesso gruppo che è andato primo in classifica, lo stesso gruppo che dall'inizio dell'anno nessuno accreditava e siamo lì su a giocarci un qualcosa di importante. Quindi dobbiamo avere il giusto equilibrio, non esaltarci quando facciamo grandi vittorie e neanche buttarci giù ed essere criticati a priori quando il risultato non arriva. Dobbiamo avere il giusto equilibrio e quindi cercare un attimino di vedere gli errori, cercare di migliorare e cercare di fare le partite perfette che ci hanno appunto permesso di arrivare nelle prime posizioni, ma dalle prime giornate che siamo lì a lottare un qualcosa di importante e vogliamo restare fino alla fine, vogliamo combattere fino alla fine e cercare di fare il massimo fino alla fine, quindi per i tifosi del Gaeta, per la società che non merita assolutamente poco impegno e per noi stessi, dobbiamo dare delle risposte a noi stessi che motivazioni dentro noi stessi che ci permette appunto di fare grandi prestazioni. Le critiche ci stanno anche perché probabilmente, anche se fatti in un certo modo che possono anche non piacere, servono per stimolare eventualmente se c'è poco impegno insomma da parte di qualche giocatore. Ma sicuramente, quindi siamo qui e ripeto, quando si vince è normale, ci sono poche critiche anche, anzi tanti elogi, anche se ci sono dei piccoli errori che non valutiamo o gli altri non valgono, ma io sono il primo a valutarle anche quando le cose non vanno alla grande. Quando si perde è giusto contestare, è giusto ricevere delle critiche, siamo qui appunto per lavorare e cercare di fare il meglio. Cerco di mandare in campo sempre la migliore formazione, cercare un attimino di sbagliare il meno possibile e per carità posso sbagliare anch'io, mi faccio sempre delle... Fa parte del gioco, diciamo. Assolutamente. Così. Una volta che finisco un allenamento, finisco una partita, sono il primo a criticare un qualcosa che forse ho sbagliato o forse ho sbagliato nel fare oppure nel valutare. Quindi i ragazzi ci devono dare risposte prima a loro stessi, a me, società e tifosi. Quindi spero che un approccio come quello di domenica non si ripeta mai più. Ricordiamoci sempre chiaramente che è meglio non dimenticarlo, che la S di Gaeta è partita per fare un buon campionato, non per arrivare secondi in classifica, quindi la seconda in classifica chiaramente ce la prendiamo tutte, è chiaro che può essere uno sbandamento diciamo, no, della parte alta. È normale che l'appetito viene mangiando, quindi all'inizio del campionato pochi accreditavano il Gaeta come una delle candidate a primeggiare in questo campionato. Noi in silenzio abbiamo un po' sorpreso un po' tutti con la nostra continuità, con la nostra organizzazione e tutto quanto. Quindi noi eravamo appunto dei fenomeni prima quando le cose andavano tutte a gonfie vele e non dobbiamo assolutamente vedere tutto negativo quando c'è una sconfitta, okay, che contro comunque una buona squadra. Quindi abbiamo visto mercoledì stesso che c'è stato il recupero col Palestrina che ha cambiato 10 giocatori a dicembre e domenica contro Pontina, mercoledì nel recupero contro Pontina, dove comunque la davano per spacciata, è saltato un'altra volta al banco. Quindi Pontina ha battuto Palestrina e abbiamo visto le difficoltà appunto di questo campionato. Non si può trascurare assolutamente nessuno, non possiamo sottovalutare assolutamente nessuno e Pontina domenica prossima sarà un grande banco di prova per la nostra voglia di combattere, perché domenica si andrà in campo per fare una grande partita e noi vogliamo appunto fare una grande prestazione, ripeto, ma per noi stessi,
con tutto rispetto del Pontinia, con grande, grande valore, a grande valore, a grandi valori, perché comunque è staccata di 13 punti, se non sbaglio, dalla penultima, ma sta lì in casa a lottare con i denti contro tutti. Lì ci hanno rimesso le penne il Palestrina, l'Ausonia agli ultimi minuti ancora perdeva, ha pareggiato proprio all'ultimo, e quindi è un campo difficilissimo, ma cerchiamo di andare lì con la nostra consapevolezza di poter far bene. Questo è il campo, diciamo, come manto che crea un po' di problemi, perché essendo terra battuta, no? No, non è un campo di terra battuta, è tutto tranne che un campo di calcio. Sicuramente si giocherà con quella sfera che si chiama pallone, ma c'è poco di calcio, quindi andremo lì, cercare di adattarci subito al campo e cercare di fare la nostra partita. Al completo oppure c'è qualche problema? Ci abbiamo qualche defezione, però questo ormai fa parte del gioco, quindi a 10 partite dalla fine non possiamo guardare chi sta fuori, chi sta dentro, quindi chiunque è stato chiamato in causa ha risposto sempre presente, e quindi questa è la forza del nostro gruppo. Quindi quello di che i ragazzi si fanno trovare sempre, sempre pronti, è successo in tante altre partite, hanno fatto sempre bene, quindi non guardiamo chi sta fuori, ma guardiamo chi sta dentro, perché andranno sicuramente in campo motivati, senza far rimpiangere nessuno. D'accordo, in bocca al lupo e grazie. Crepi il lupo, grazie a voi.